Benvenuti in questo nuovo video dove andiamo a parlare di The Breach, un nuovo gioco della Ludus Magnus. Il gioco sostanzialmente ricade nello stesso genere di Black Rose Wars, cioè una sorta di skirmish competitivo in piccola scala dove ogni giocatore controlla un personaggio e combatterà sia contro gli altri giocatori sia contro il gioco stesso per arrivare alla vittoria. Tuttavia, rispetto a Black Rose Wars, qui cambia completamente il setting. Passiamo da un setting fantasy a uno cyberpunk, ed ovviamente anche le meccaniche di gioco cambiano di conseguenza. Il gioco, come dicevo, è un competitivo da 1 a 4 giocatori, poi con le espansioni si può arrivare a 6 giocatori, è presente un'espansione che aggiunge la modalità cooperativa e dovrebbe arrivare un'espansione che aggiunge la modalità semi-cooperativa. Probabilmente nel momento in cui vedrete questo video questa espansione sarà già uscita. Il gioco sarà anche in italiano, il prezzo del gioco base è 119 euro, la spedizione 36 euro e l'IVA inclusa. Quindi una volta spedito il gioco vi verrà a costare 155 euro. La spedizione è prevista per luglio 2023, ma essendoci dietro la Ludus Magnus non ci conterei troppo. La campagna sta andando così così, la cifra raccolta non è bassa ma nemmeno altissima. Questo ovviamente ha influito sugli stretch goal, che sono in gran parte monetari. Ma come sempre, prima di vedere stretch goal, contenuto e quant'altro, andiamo a vedere un po' come funziona il gioco. Purtroppo, come spesso accade, come materiale di riferimento ho solo il manuale, quindi vi spiegherò le meccaniche a grandi linee. In The Breach ogni giocatore sceglie due personaggi. Il primo di questi due personaggi è il Breacher. Sostanzialmente il Breacher rappresenta il giocatore nel mondo fisico. L'altro personaggio che viene scelto è l'Avatar. L'Avatar è la controparte del Breacher nel mondo virtuale. L'Avatar di fatto sarà l'unità che svolgerà tutte le azioni, perché tutta la partita si svolge nel mondo virtuale. Infatti i giocatori si troveranno all'interno di un database. Da questo database dovranno rubare dei dati che gli servono per vincere la partita. Ma come si combinano Avatar e Breacher? Premesso che un giocatore può scegliere un qualsiasi Avatar, un qualsiasi Breacher e combinarli assieme. Il Breacher è rappresentato da una carta. Questa carta ha una serie di potenziamenti ed effetti esclusivi di quel Breacher. Oltretutto, ogni Breacher ha tre carte. Queste carte si chiamano carte malware e sono sostanzialmente delle sorte di azioni extra che i giocatori potranno fare durante il gioco. Le carte malware sono abbastanza varie, indicano sulla carta quando possono essere giocate, indicano il loro effetto e possono anche indicare precondizioni necessarie per giocare quella carta. Tra queste carte malware ce n'è una speciale, che è la carta programma malware. La differenza principale tra le carte malware e la carta programma malware è come viene giocata. Le carte malware vengono giocate dalla mano e una volta giocate sono scartate. Mentre la carta programma malware non è mai pescata e non è mai in mano, si trova sempre sulla plancia del giocatore che la possiede e potrà attivarla in un momento specifico del gioco, ma lo vediamo poi. Quindi il Breacher ci dà, oltre alla sua carta, due carte malware e una carta programma malware. Poi c'è l'Avatar. L'Avatar ha una plancia. Questa plancia riporta una serie di spazi per le azioni, dei miglioramenti possibili, 6 carte malware e una carta programma malware. Quindi avremo delle carte malware che vengono sia dal Breacher che dall'Avatar. Come vengono mescolate queste carte? Tra Avatar e Breacher avremo due carte programma malware. Queste verranno messe dorso a dorso, infilate in una bustina e piazzate sulla nostra plancia. Il motivo per cui facciamo questo è molto semplice. Ogni volta che usiamo la carta programma malware, la voltiamo sull'altro lato. Quindi vuol dire che di volta in volta useremo la carta programma malware o del Breacher o dell'Avatar. Tutte le altre carte malware di Breacher e Avatar che non sono programmi vengono mescolate in un unico mazzo e questo sarà il mazzo da cui pescheremo le carte malware. Ogni giocatore sarà dotato di una plancia a doppio strato. In questa andrà a mettere la carta del suo Breacher, la plancia del suo Avatar, il programma malware del suo Breacher e Avatar. Saranno poi presenti una serie di cubi che andremo a muovere quando acquisiamo potenziamenti. Particolarmente importante è la riga in fondo a sinistra. Questa rappresenta le azioni che abbiamo a disposizione durante la partita. Non solo quelle, in realtà anche altre informazioni, ma principalmente per ora concentriamoci sulle azioni. Il numero di azioni che ogni giocatore può compiere sono rappresentate dai click. I click inizialmente sono 2, questo vuol dire che ogni giocatore durante il suo turno può fare 2 azioni, poi durante la partita potrà aumentare il numero di azioni fino a 4. Che dovranno fare i giocatori per vincere la partita? Sostanzialmente ogni giocatore riceverà una carta obiettivo segreto. Queste carte obiettivo richiedono di raccogliere delle informazioni.
Le informazioni sono divise per colore, possono essere blu, gialle, viola o verdi. Oltre che per colore, possono essere diverse per dimensione. Un'informazione può essere rappresentata o da un quadrato, questo vuol dire che quella è un'informazione intera, oppure da un rettangolo più piccolo. Questo vuol dire che quella è mezza informazione. Ad esempio, un quadrato viola è un'informazione intera viola, un rettangolo viola è mezza informazione viola. Due mezze informazioni dello stesso colore possono anche andare a formare un'informazione intera. Tipicamente, le carte obiettivo che i giocatori riceveranno richiederanno di recuperare un tipo specifico di informazioni. Ad esempio, un obiettivo tipo è recuperare un'informazione verde, un'informazione blu e mezza informazione viola. Il primo giocatore che completa il suo obiettivo vince la partita. Ma da dove vengono recuperate le informazioni? Dal database, che sostanzialmente è la plancia di gioco. Questa plancia è assemblata utilizzando delle tile. Queste tile rappresentano delle stanze e vengono posizionate inizialmente coperte, e il loro posizionamento può variare in base al numero di giocatori. Una volta formata la plancia connettendo le varie stanze, vanno posizionati i token che rappresentano le informazioni. Le informazioni sono sempre posizionate nelle intersezioni tra le stanze. Ora per le informazioni ci sono alcune configurazioni fisse che sono quelle che vedete, ma il manuale spiega anche come creare delle composizioni casuali secondo regole specifiche. Ma questo è un po' un tecnicismo e lo lasciamo da parte. In ogni configurazione della plancia, ai lati sono presenti 4 punti speciali e sono i punti di entrata degli avatar dei giocatori. Quindi ad inizio partita ogni giocatore metterà il proprio avatar in una stanza adiacente a un ingresso. Un'altra componente principale del gioco è la plancia Firewall. Questa plancia rappresenta i nemici neutrali che nel corso della partita entreranno in gioco. I nemici che potremmo trovare durante una partita sono di 3 tipi. La prima tipologia è la più debole, è il bot. La seconda, più forte, è il seeker. La terza è il guardian, il guardiano. Il guardiano qui lo vedete separato, perché un'unità abbastanza forte che non può essere mai sconfitta porta in gioco anche delle regole speciali e tipicamente verrà messo in gioco a partita inoltrata, mentre bot e seeker li troveremo molto prima. Su questa plancia, oltre alle carte dei nemici, ci sono 3 tracciati per ogni categoria di nemico, quindi uno per il bot, uno per il seeker e uno per il guardian. Su ognuno di questi tracciati verrà fatto avanzare un cubetto e sostanzialmente questo cubetto farà spawnare nuovi nemici o altri effetti negativi. Inoltre su questa plancia è presente un dado. Questo dado non viene mai lanciato, viene utilizzato solo per segnare un numero, questo numero verrà incrementato nel corso della partita e sostanzialmente rappresenta la forza dei nemici in gioco. Un'altra cosa importante su questa plancia sono le carte attivazione. Le carte attivazione, come vi potete aspettare, attivano i nemici. Si va a formare un mazzo di carte attivazione in base ai nemici in gioco e in base al numero di giocatori. Ogni carta attivazione si riferisce a una specifica tipologia di nemico e avrà una serie di azioni da far compiere a quel nemico. C'è però una particolarità molto carina e abbastanza atipica riguardo alle carte attivazione. Noi in genere con i nemici neutrali siamo abituati che hanno una sorta di intelligenza artificiale che li fa muovere, attaccare e così via. Qui le carte attivazione descrivono sì le mosse di un nemico neutrale, tuttavia quelle carte verranno eseguite a turno dai vari giocatori, che decideranno loro come far agire i vari nemici. Quindi effettivamente i nemici neutrali non sono controllati dal gioco, sono in un certo modo controllati dai giocatori per fare in modo che mettano i bastoni tra le ruote agli altri giocatori. Per fare un esempio, la carta attivazione del nemico che vediamo, come prima azione lo fa muovere di 2 posizioni. Quindi sì, il nemico si muove di 2 posizioni, però la direzione verso cui si muoverà la decide il giocatore che risolverà questa carta. I giocatori, oltre a muovere i nemici quando ne hanno la possibilità, hanno anche tutta una serie di azioni. Queste azioni sono parecchie, sono 7, ma tra queste 7, 3 sono particolari, e sono il movimento, l'attacco e la difesa. Perché sono particolari? Perché hanno un valore che ne identifica la loro forza, e questo valore è rappresentato da una serie di cubi. Su come funzionano queste 3 azioni scendo un po' nel dettaglio, perché è la particolarità principale del gioco. Sulla plancia di ogni avatar sono presenti 3 quadrati. Questi quadrati possono essere gialli per il movimento, blu per la difesa e rossi per l'attacco. Vi è poi un quarto quadrato che è una sorta di zona di riposo, ma lo vediamo tra un po'. Queste azioni al loro interno hanno una serie di cubi, che possono essere similmente alle azioni gialli per il movimento, blu per la difesa e rossi per l'attacco. La forza di ciascuna di queste azioni dipende da quanti cubi ci sono all'interno della sua casella, non solo dello stesso colore, ma anche di altri colori.
solo che i cubi dello stesso colore valgono doppio. Ad esempio, prendiamo l'immagine che vedete. Ad esempio, il movimento ha due cubi gialli. Vuol dire che la forza dell'azione di movimento è 4, perché i cubi dello stesso colore del quadrato valgono doppio. 2 cubi per 2 fa 4. Nella zona blu, la difesa, ci sono due cubi, ma solo uno del colore del quadrato. Quindi la forza della difesa è 3, 2 per il cubo blu e 1 per il cubo rosso. La forza per un'azione di attacco invece in questo caso è 1 perché c'è solo un cubo di un colore diverso dal rosso. Ora i cubi che abbiamo all'interno di un quadrato definiscono la forza dell'azione che quel quadrato rappresenta. Ma per compiere l'azione è anche necessario muovere dei cubi. Nello specifico, per compiere ciascuna di queste tre azioni, è necessario muovere un cubo del suo colore fuori dal quadrato del suo colore. Ora, detto così magari è confusionario, ma in realtà è molto semplice. Se voglio fare un'azione di movimento che è l'azione gialla, devo spostare un cubo giallo fuori dal quadrato giallo. Se voglio fare l'azione di attacco che è rossa, devo muovere un cubo rosso fuori dal quadrato rosso. Quindi ad esempio, sempre in questo caso, un giocatore può fare l'azione di movimento, quella di difesa, ma non quella di attacco, perché non ha nessun cubo rosso da muovere fuori dal quadrato rosso. Come vedete, tra un quadrato e l'altro ci sono varie frecce, i cubi possono essere mossi solo seguendole. Cioè, ad esempio, un cubetto può passare dal giallo al blu, ma non dal blu al giallo, perché manca una freccia in quella direzione. Quindi è molto importante gestire i propri cubi, siamo costretti a muoverli per intraprendere le azioni, ma man mano che li muoviamo le azioni diventano più deboli e dovremo man mano riciclarli. Come si fa a riciclarli? Quel quadrato grigio, quello in alto a destra. In generale i cubetti, una volta finito il loro giro, finiscono sempre nel quadrato grigio e dal quadrato grigio, un po' alla volta con specifiche azioni, possono ritornare negli altri. Quindi è un meccanismo abbastanza simpatico che richiede molta gestione. Ora vediamo nello specifico alcune di queste azioni. Ad esempio il movimento, che è quella che useremo di più. I giocatori, quando entrano in gioco, iniziano da uno dei 4 angoli della mappa. La mappa inizialmente è formata da una serie di tile coperte. Appena i giocatori fanno il loro ingresso nella mappa, sveleranno le tile su cui si trovano. Ciascuna tile rappresenta una stanza. Questa può avere degli effetti e dei collegamenti con le altre stanze. Gli effetti, al fine della comprensione del gioco, sono abbastanza semplici. Ci daranno vari bonus, ci chiederanno di spendere risorse per ottenerne altre e altre cose abbastanza standard. Quello che invece è importante sono i collegamenti. Voi vedete che ogni stanza è tipicamente adiacente ad altre stanze, però questo non vuol dire che siano collegate. Alcune stanze potrebbero avere delle aperture su dei lati, altre no. Se c'è un'apertura, è possibile per i giocatori muoversi su una stanza adiacente. Se questa non c'è, quel movimento non può essere fatto. Quando una stanza è un'apertura, può avere su di essa disegnati una serie di simboli che rappresentano il movimento. Ad esempio, in questo caso, ve ne sono disegnati 2. Questi rappresentano i punti di movimento che è necessario spendere per muoversi in una stanza adiacente. In realtà questi non sono tutti i punti, sono solo una parte. Perché dico questo? Immaginatevi questo esempio. Un giocatore si trova su una stanza rivelata e vuole spostarsi su un'altra stanza. Dovrà prima rivelarla. Per rivelarla dovrà spendere i punti movimento indicati nella direzione in cui si vuole muovere. Ad esempio in questo caso sono indicati 2 punti movimento. Vuol dire che il giocatore deve spendere 2 punti movimento per rivelare la stanza alla sua destra. I punti movimento sono dati dalla forza dell'azione di movimento. Cioè se l'azione di movimento la effettuiamo con forza 3, questa ci dà 3 punti di movimento, che possiamo spendere come vogliamo. Comunque, tornando all'esempio, diciamo che il giocatore spende 2 punti movimento per rivelare la stanza adiacente. La gira alla posizione orientata come vuole e poi avrà la possibilità di entrare in quella stanza. Se la stanza rivelata nella zona che è collegata alla stanza adiacente rappresenta altri simboli di movimento, il giocatore dovrà pagare punti movimento per ognuno di quei simboli, per poter completare lo spostamento. Se la stanza fosse già stata rivelata, avrebbe comunque dovuto pagare il costo complessivo dei simboli di movimento rappresentati nell'intersezione. Sostanzialmente sembra complicato, ma è anche perché spiegarlo così col solo manuale è un po' difficile, ma in realtà il concetto è molto semplice. Le stanze sono collegate le une alle altre con delle intersezioni. Su queste intersezioni, sia da un lato che dall'altro del collegamento, possono essere rappresentati dei simboli di movimento. Il costo per intraprendere questo movimento è la somma di tutti i simboli movimento.
È come una strada che ha un costo in ingresso e un costo in uscita. Per percorrere quella strada dovete pagare il costo di ingresso sommato a quello di uscita. Quindi in realtà il movimento è molto meccanico e una volta presa la mano è molto semplice. L'altra azione che dipende da una statistica è l'attacco. L'attacco può essere effettuato sia contro i nemici neutrali sia contro gli altri giocatori. Quando si attacca un giocatore si calcola il valore di attacco dell'attaccante e il valore difesa del difensore. In base a come sono questi due valori si assegnano dei danni al difensore. Qui funziona in modo un po' atipico. Normalmente siamo abituati che se la difesa è più grande dell'attacco il difensore non prende danni. Qui invece se la difesa è più grande dell'attacco il difensore prende comunque un danno. Se la difesa è più bassa ne prende 2. Se la difesa è 0 o l'attacco è più del doppio della difesa, ne prende 3. Potrebbe sembrare che il difensore prenda sempre danni. In realtà un difensore nel turno in cui viene attaccato può usare un suo cubo blu nella zona blu per evitare un danno, oppure durante il suo turno può utilizzare l'azione di difesa per ottenere un gettone scudo e questo scudo potrà usarlo per evitare un danno. Inoltre lo scudo può essere utilizzato anche per evitare altri malus, però questo scudo viene perso se si attacca o ci si muove. Dato che abbiamo parlato di danni, parliamo anche di come vengono assegnati. Io li ho chiamati danni per semplicità, ma nel gioco in realtà i danni vengono definiti virus. Ogni giocatore sulla sua plancia ha spazio per 3 virus. I virus sono rappresentati da dei token. Se un giocatore infligge del danno a un altro giocatore, piazzerà sulla plancia di quest'ultimo un gettone virus del proprio colore. Ad esempio, se il giocatore verde ferisce il giocatore rosso, il giocatore verde piazzerà sulla plancia del giocatore rosso un token virus verde. Anche i nemici neutrali o altri effetti di gioco possono fare ottenere ai giocatori dei virus. Quando un giocatore ha 3 gettoni virus di qualsiasi colore, quel giocatore viene disconnesso. Questo vuol dire che rimuoverà il proprio avatar dalla plancia di gioco, potrà rientrare successivamente, però creerà un'apertura per gli altri giocatori per rubargli delle informazioni. Vi ricordo che le informazioni sono quelle che servono per vincere la partita. Però su come funziona il furto di informazioni lo vediamo tra un pochino. Per il momento ricordatevi che appena si ottengono 3 token virus, si viene temporaneamente eliminati. Ora abbiamo visto quelle che sono le 3 azioni principali. Ma come vi dicevo sono presenti molte altre azioni. Un'altra azione che faremo spesso è infettare le stanze. Questa azione non ha una forza e non dipende da cubi. Possiamo utilizzarla sempre quando siamo in una stanza. Per utilizzarla dovremo semplicemente lanciare un dado e in base al risultato del dado potremo piazzare o meno un nostro token virus all'interno della stanza. Tipicamente eseguire questa azione ha delle implicazioni anche sui nemici che in base sempre al lancio del dado li renderà più aggressivi. A che ci serve piazzare i token virus in una stanza? Per rubare le informazioni che sono presenti nelle intersezioni tra le stanze in cui abbiamo un nostro token. Come negli altri casi, detto così si capisce poco, ma vi faccio un esempio perché anche qui è molto semplice. In questa immagine vedete che il giocatore rosso ha 4 token virus in ciascuna delle 4 stanze. Questo vuol dire che lui potrà rubare o il token informazione completa verde che si trova al centro delle stanze. Questo perché il token informazione verde è completamente cerchiato dal giocatore rosso che lo può reclamare. Il giocatore rosso può anche reclamare il token viola, perché questo è un token informazione parziale, si troverà solo lungo i bordi della plancia e sarà necessario il controllo su sole 2 stanze per accerchiarlo. Anche il token informazione giallo è circondato dal giocatore rosso e quindi potrà prendere anche quello. Il token informazione giallo è anche circondato dal giocatore verde, quindi anche il giocatore verde potenzialmente potrebbe prendere quel token. Il giocatore verde tuttavia non può prendere il token informazione verde perché non ha il controllo di tutte le stanze che gli sono attorno. Quindi anche qui il concetto è molto semplice, un giocatore per prendere un token informazione deve avere un token virus del suo colore su ogni stanza che sta attorno al token informazione che vuole acquisire. Tenete presente che quando un giocatore ruba un'informazione dalla plancia di gioco, quell'informazione viene rimossa e verrà posizionata sulla sua plancia. Da quel momento in poi gli altri giocatori non potranno più ottenere quello specifico token informazione. E non solo il giocatore che lo acquisisce otterrà un token informazione che magari gli serve per arrivare alla vittoria, ma il token informazione andrà posizionato sulla sua plancia in corrispondenza delle azioni che quel giocatore può fare. E più token informazione un giocatore possiede, più azioni può fare. Ad esempio in questo caso, se il giocatore possiede un token informazione completo di qualsiasi colore, potrà fare per turno 3 click.
cioè 3 azioni a sua scelta. Quindi acquisire token informazione è molto importante, sia per l'obiettivo che dobbiamo raggiungere, sia per aumentare il nostro numero di azioni. Altre azioni che il giocatore può fare sono la configurazione. La configurazione permette di muovere i cubi colorati sulla propria plancia, sempre seguendo la direzione delle frecce, e tipicamente è l'azione con cui tireremo fuori i cubi dall'area di recupero. Inoltre la configurazione ci permette anche di pescare le carte malware dal nostro mazzo. Le ultime due azioni sono la disconnessione e il miglioramento. La disconnessione ci permette di ottenere lo stesso effetto di quando veniamo disconnessi dagli altri giocatori a seguito dei danni. Possiamo anche decidere di disconnetterci di nostra volontà. Potreste chiedervi che senso ha disconnettersi, perché un giocatore disconnesso non può essere bersagliato da nessun effetto di gioco e quindi da un certo punto di vista ci mette al sicuro. Il miglioramento come azione è più complessa. Sopra la nostra plancia abbiamo 6 cubi che rappresentano 6 possibili miglioramenti. Quando effettuiamo l'azione di miglioramento possiamo muovere uno di questi cubi dalla parte superiore della plancia alla parte inferiore. Quando spostiamo uno di questi cubi, la parte superiore ci dà un effetto immediato. Ad esempio, alcuni miglioramenti ci faranno ottenere immediatamente 2 carte malware, altri un cubo in più da usare nella nostra plancia. Questi due in particolare sono generali per tutti i giocatori. Poi altri miglioramenti dipendono sia dall'avatar sia dal breacher. Comunque, ogni volta che facciamo l'azione di miglioramento, spostiamo un cubo dall'alto verso il basso. Quando noi togliamo un cubo dall'alto, lo possiamo mettere in qualsiasi spazio vuoto della sezione in basso. La sezione in basso contiene quelli che sono detti cheat, i trucchi. Uno dei trucchi dipende dal breacher, 2 sono comuni per tutti i giocatori e un altro dipende dalla carta programma malware che ci è dato dal breacher o dall'avatar. Quando noi rimuoviamo un cubo dalla parte alta, lo possiamo mettere in qualsiasi spazio vuoto nella parte bassa. Lo spazio vuoto identifica uno specifico cheat. Ad esempio, quello che vi sto evidenziando rappresenta un cheat del breacher. Noi, per attivare l'effetto di quel cheat, dobbiamo rimuovere il cubo posizionato sulla casellina collegata. Quindi noi, per usare un cheat, dobbiamo prima fare un'azione di miglioramento, spostare un cubo sullo spazio associato a quel cheat e poi rimuovere il cubo dal cheat per usarlo. I cheat possono essere utilizzati in qualsiasi momento, ma considerando che nella parte alta della plancia abbiamo solo 6 cubi, normalmente in una partita potremmo attivare i cheat 6 volte, anche se alcune carte potrebbero darci delle attivazioni gratuite. Comunque il concetto è semplice, l'azione miglioramento ci dà un miglioramento immediato e in più ci dà la possibilità di attivare un cheat in futuro. E il cheat non è altro che un'azione aggiuntiva che possiamo fare. Prima abbiamo detto che un avatar può essere disconnesso e un giocatore può farlo sia volutamente per mettersi al sicuro oppure a seguito di aver ricevuto troppi virus, cioè troppi danni. La disconnessione, che si faccia volutamente o no, non va presa alla leggera. Perché? Perché quando un giocatore viene disconnesso, se questo aveva un qualsiasi numero di token virus di altri giocatori, quei giocatori ottengono un bonus immediato, sia che il giocatore disconnesso l'abbia fatto volutamente o meno. Il bonus immediato può essere di 2 tipi. Il primo e meno importante è ottenere 2 token ricompensa. I token ricompensa sono sostanzialmente dei token che ci danno dei bonus usabili una sola volta. L'altra possibilità, molto più importante, che abbiamo quando facciamo sconnettere un giocatore che ha sopra un nostro virus è poter copiare una sua informazione. Qui possiamo scegliere un token informazione qualsiasi acquisito da quel giocatore e prenderne dalla riserva uno identico. Tenete presente che questo non rimuove il token informazione al giocatore che si è disconnesso, lo stiamo solamente copiando. Questo è l'altro modo principale per acquisire token informazione. Cioè i token informazione possono essere acquisiti o raccogliendoli dalla mappa oppure copiandoli agli altri giocatori. Questo comporta un'implicazione abbastanza importante. Sulla mappa non sono presenti abbastanza token per tutti i giocatori, quindi per forza di cose a un certo punto i token informazione finiranno e i giocatori saranno costretti a combattere tra di loro per copiare i token informazione degli altri. Quindi c'è questo meccanismo abbastanza furbo per favorire il combattimento tra i giocatori. Una volta che un giocatore ha terminato tutte le azioni, c'è la fase della rete. Nella fase della rete i giocatori ottengono alcune configurazioni gratuite. La configurazione, vi ricordo, che è l'azione che permette ai giocatori di spostare liberamente i cubi sulla propria plancia o di pescare carte malware. Ed è in realtà la fase in cui acquisiamo i token informazione dalla mappa in base ai token virus che abbiamo posizionato nelle stanze, ma comunque non richiede altre spiegazioni, sono tecnicismi. Dopo che i giocatori hanno terminato tutto il loro turno, c'è la fase del firewall. Il firewall è la fase dei nemici, è abbastanza semplice,
il gettone primo giocatore passa al giocatore successivo, poi ogni giocatore, partendo dal primo, pesca una carta di attivazione dei nemici, la carta pescata da quel giocatore rappresenterà una tipologia di nemico, quel giocatore potrà attivare una singola miniatura di quella tipologia facendogli compiere le azioni scritte nella carta, come abbiamo visto prima, quindi facendo muovere un nemico e facendolo attaccare. Poi, dopo che tutti i giocatori hanno pescato una carta attivazione e attivato un nemico, inizia un nuovo turno per i giocatori e si ripete il tutto. Quindi ogni giocatore otterrà tante azioni in base a quanti click possiede, userà le sue azioni per posizionare token virus sugli avversari o sulle stanze nel tentativo di acquisire token informazione. Quando un giocatore ha tutti i token informazione indicati sulla sua carta obiettivo, vince. E questo grosso modo è il gioco. Ora che abbiamo visto il gioco, andiamo a vedere un po' il contenuto, gli stretch goal e gli add-ons sbloccati finora. Il gioco base contiene 4 avatar con le loro miniature, un guardiano, 2 nemici di tipo seeker e 2 nemici di tipo bot. In ogni partita, come avete visto, si usa una sola tipologia di bot, una sola tipologia di seeker, quindi in ogni partita sceglieremo a caso un nemico bot tra i disponibili, un nemico seeker tra i disponibili. Lo stesso per i guardiani se ne abbiamo più di uno, e quelli sono i nemici con cui faremo la partita. Ad esempio i bot sono i Worm e i Tentacle. Quando giochiamo una partita scegliamo a caso tra uno di questi due e per quella partita come bot utilizzeremo solo quella tipologia di nemico. Vi specifico questo perché mi tornerà utile poi. Dato che avere un buon numero di tipi di nemici, cioè tanti bot, tanti seeker e tanti guardian, è quello che può garantire varietà al gioco. Nel gioco base di per sé questa varietà non c'è, perché con 2 bot, 2 seeker e un guardian la scelta è abbastanza limitata. Poi questi sono stati un po' aumentati con gli stretch goal, ma ci arriviamo tra un po'. Oltre ai 4 avatar sono poi presenti 4 breacher, le stanze, le carte obiettivo e gli altri token. Qui non ci sono particolari sorprese, le stanze tra l'altro sono il numero minimo per una partita a 4 giocatori, quindi quando giochiamo in 4 le stanze sono sempre tutte in gioco, quello che cambia è come sono disposte. Poi ci sono gli stretch goal. Come avatar sono stati sbloccati 2 personaggi, tra questi vi faccio notare Blazkowicz. Se conoscete la Ludus Magnus sapete che tipicamente negli stretch goal tendono a fare citazioni di altri giochi e Blazkowicz non è altro che il Doom Marine di Doom. Troviamo poi 2 guardiani nuovi, tra cui uno ispirato a Skeletor, un nuovo seeker, un nuovo bot e una nuova tipologia di personaggio interagibile. Questi sono definiti bug, non sono nemici, ma si può interagirvi per ottenere qualcosa. Ad esempio questo, che come design è chiaramente ispirato a un personaggio di Star Wars La Minaccia Fantasma, è una specie di mercante con cui potremo interagire per comprare delle carte malware da lui da aggiungere al nostro mazzo. Oltre a questi è presente anche un nuovo breacher. Quindi come stretch goal per il momento sono stati sbloccati 2 avatar, 2 guardian, un bot, un seeker e un breacher, oltre al bug mercante. Poi come stretch goal è stata sbloccata una modalità campagna che dovrebbe articolarsi alla fine lungo 5 missioni. E inoltre stanno venendo sbloccate alcune carte che dovrebbero dare ricompense completando alcuni obiettivi. Poi ovviamente sono disponibili varie espansioni, c'è l'espansione Prometheus, questa aggiunge la modalità di gioco cooperativa aggiungendo un nuovo tipo di nemico con la sua bella miniatura gigante. Questo nemico sarà molto forte e i giocatori dovranno collaborare per sconfiggerlo. E aggiunge un nuovo avatar ispirato a un personaggio di Black Rose Wars. Questa espansione viene venduta a 49 euro. C'è poi un'espansione Sister vs Blinks che viene venduta a 15 euro e aggiunge un nuovo avatar e un nuovo guardian. Questa espansione era gratis per chi ha fatto il pledge nelle prime 48 ore, per tutti gli altri come vi dicevo costa 15 euro. Anche qui i personaggi sono degli omaggi, nello specifico a 2 personaggi di Arcane, la serie animata di League of Legends. Questa espansione è anche esclusiva a Kickstarter. Poi c'è l'espansione che porta i giocatori da 4 a 6, costa 29 euro, aggiunge 2 avatar, 2 breacher e le nuove stanze per avere il posto per il numero incrementato di giocatori. A livello di esclusive la campagna non ha molto materiale, di espansioni esclusive ci sono solo Sister vs Blinks e gli stretch goal, che non sono esclusive Kickstarter ma saranno vendute ovviamente separatamente dal gioco base nello store della Ludus Magnus, ma non arriveranno in retail. Quindi questo è il gioco, queste sono le espansioni, gli stretch goal, gli add-on. Vediamo di trarre alcune conclusioni.
Come conclusioni, questo gioco mi mette un po' in difficoltà, perché in base al punto di vista con cui lo analizzo, arrivo a conclusioni diverse. Comunque, cercando di essere il più oggettivi possibile, il gioco ha diverse meccaniche interessanti. La meccanica di gestione dei cubi è molto carina e ti obbliga a pianificare le mosse con largo anticipo. La meccanica di gestione dei nemici neutrali, la trovo anche quella azzeccata, si distacca un pochino dalle meccaniche più classiche in cui i nemici neutrali hanno una loro intelligenza artificiale e permette ai giocatori di avere più possibilità di intralciare gli altri. E anche la fusione tra Breacher e Avatar la trovo interessante e molto tematica. Per il resto il gioco mi sembra fluido, le meccaniche scorrevoli, non è un gioco né eccessivamente semplice né eccessivamente complesso, e in generale lo trovo competente in quello che vuole fare, ha mirato in una direzione e punta solo in quella. Inoltre, come hanno detto un po' tutti, lo stile artistico è molto carino, le miniature sembrano eccezionali, il doppio materiale sulle miniature rende moltissimo e le rende distinguibili facilmente l'una dall'altra. Quali sono i punti invece che mi frenano un po'? Le meccaniche sono tutte sì molto interessanti, sono ben amalgamate, ma nel complesso molte mi sanno di già visto. Ad esempio la fusione tra Avatar e Breacher, dove si prendono le carte di uno e le carte dell'altro e si uniscono, è una meccanica che mi è capitato già di vedere, ad esempio in Gigarobo. La meccanica di avere una plancia randomizzata in cui si scoprono man mano le stanze non è così unica nemmeno quella. Le azioni prese a sé come il combattimento, il movimento e così via non sono così complesse o particolareggiate da dargli un'identità propria. Ed ora mi voglio ricollegare al fatto che il gioco punta in una direzione e la persegue. Di per sé lo scopo del gioco è molto semplice. Dobbiamo acquisire i token informazione. Inizialmente li acquisiamo dalla mappa, poi a un certo punto sulla mappa finiranno e qui saremo costretti a combattere con gli altri giocatori per copiare i loro token informazione. Di per sé, come design, questa meccanica funziona. Ti dà uno scopo iniziale che è esplorare la mappa. Una volta terminato quello scopo, te ne dà immediatamente un altro che è combattere. Quindi è tutto molto lineare, pulito e semplice. Però questa scelta ha un prezzo da pagare, e cioè che mette il gioco su binari. Sai che ogni partita comporterà esplorazione e combattimento. Per fare un controesempio, prendo Black Rose Wars, sia perché è sempre della Ludus Magnus, e sia perché lo possiamo inquadrare più o meno nello stesso genere. In Black Rose Wars tu hai un punteggio da far salire, e in molti modi per raggiungere lo scopo. Puoi distruggere le stanze, puoi combattere, puoi focalizzarti sulle missioni, hai vari modi per fare punti, che ti danno più possibilità di approccio al gioco. Ottieni magari così un gioco più caotico ma più flessibile. Sono due approcci agli antipodi, io personalmente preferisco l'approccio di Black Rose Wars. Mi piace sempre avere una certa libertà di approccio al gioco, nessuno dei due approcci di per sé è giusto o sbagliato, ma è importante capire la differenza. Anche il fatto che non abbia meccaniche così innovative non è un difetto in senso assoluto. Un gioco può risultare molto gradevole anche solo assemblando meccaniche preesistenti, se questo assemblaggio è fatto bene. Questo mi pare il caso di The Breach, magari non sbalordirà per le meccaniche innovative, ma fila e funziona. A livello tematico lo trovo fatto bene per quanto riguarda la terminologia. Si vede che si sono impegnati nel ricercare una terminologia adatta al contesto. Tra Breach, Avatar, Bug, Cheat, ci sta tutto. A livello di design di personaggi e nemici, lo trovo un po' meno azzeccato nel contesto. Intendiamoci, a livello di design le miniature sono bellissime, lo stile grafico è molto curato, molto bello e in generale molto piacevole, ma lo trovo poco adatto al contesto. Cioè non vedo il motivo logico per cui la rappresentazione di un hacker in un mondo virtuale sia un monaco con sei braccia, una tizia con un arco, un polipo gigante o uno scheletro in sella a una pantera. Capisco che i giochi della Ludus Magnus siano ambientati tutti nello stesso universo, che di base è fantasy, ma prendere personaggi fantasy e sposarli con l'universo cyberpunk, secondo me cozza un po'. Questo senza nulla togliere alla qualità delle miniature e degli artwork, che sicuramente sono incredibili. In questo caso, a livello di design, ho sofferto un po' il troppo citazionismo. Posso passare sopra la citazione ad Arcane, in quanto è anche un'espansione esclusiva Kickstarter. Posso passare sopra gli stretch goal con Skeletor e Watto, perché appunto sono stretch goal, e Ludus Magnus ha sempre messo negli stretch goal citazioni ad altri personaggi, ma alcuni personaggi del gioco base troppo simili a personaggi esistenti li ho trovati un po' fastidiosi. Mi riferisco in particolare a Vitruvia, molto simile a Zenyatta di Overwatch, e il guardiano del gioco base molto simile allo Spider Mastermind di Doom. Non è assolutamente un difetto grave,
ma personalmente mi ha un po' infastidito. Poi un altro dubbio abbastanza consistente che ho sul gioco è sulla varietà. Come ho già detto, l'approccio al gioco è molto su binari. E anche le build dei personaggi, da un certo punto di vista, sono molto limitate. È vero che noi mescoliamo un avatar e un breacher, e quindi potenzialmente abbiamo molte combinazioni. Ma in questa combinazione l'avatar conta per un buon 70%, in quanto è quello che apporta più carte, è quello che apporta la plancia con la gestione dei cubi e delle azioni, quindi il breacher sì apporta qualcosa, ma non tanto quanto l'avatar. Inoltre la build di un personaggio è fatta e finita con la fusione, tipicamente quel personaggio resterà quello, le carte che può pescare sono quelle, può migliorare qualche abilità nel corso della partita, ma molti dei miglioramenti si riducono ad avere cubi extra di uno specifico colore. Quindi le build sono abbastanza statiche, dipendono in gran parte dall'avatar e il numero di avatar è limitato. Poi possiamo parlare dei nemici. Anche i nemici potrebbero dare una buona varietà al gioco, perché ogni nemico poi ha le sue carte attivazione, i guardiani hanno meccaniche speciali, quindi avere un buon numero di tipi di nemici dà molta varietà al gioco. Qual è il problema? Che questo gran numero di nemici non c'è. Il gioco base di per sé è abbastanza povero, abbiamo 4 avatar, 4 breacher, 2 tipologie di bot, 2 tipologie di seeker e un solo guardiano. Gli stretch goal potenzialmente potrebbero aiutare, ma per come sta andando la campagna in questo momento sono molto streminziti. E al momento, unendo gioco base e stretch goal, abbiamo 6 avatar, 5 breacher, 3 bot, 3 seeker e 3 guardian. Sicuramente un miglioramento rispetto al gioco base, ma secondo me sono ancora troppo pochi. Sicuramente degli altri stretch goal verranno sbloccati, mancano ancora diversi giorni alla fine, gli ultimi giorni sono quelli in cui tipicamente le campagne hanno un piccolo boost e quindi mi aspetto di vedere del materiale in più. Però nonostante tutto questo non mi aspetto cifre enormi e quindi di conseguenza non mi aspetto uno stravolgimento dei contenuti, a meno che non venga rivisto il meccanismo degli stretch goal, aggiungendo magari quelli giornalieri. Quindi riassumendo, un gioco con meccaniche lineari, pulite e veloci, alcune delle quali anche molto interessanti. Ma queste meccaniche di contro lo rendono molto impostato. E per ora c'è una certa scarsità di contenuti. Io personalmente non ho ancora deciso se prenderlo o meno, ma sono più sul no che sul sì. Ma poi come sempre vi invito a prendere la mia opinione personale con le pinze. Io nei miei video dedico la maggior parte del tempo alle meccaniche, proprio perché possiate vedere come funziona il gioco e decidere se vi può piacere secondo i vostri gusti. A tal proposito, se poi mi fate sapere nei commenti cosa ne pensate del gioco, mi fa sempre molto piacere discuterne. Con questo ho concluso, vi lascio in descrizione il link alla campagna Kickstarter e il link al regolamento e ci vediamo a un prossimo video.